giornalisti sotto scorta. La paura c'è ogni giorno, d'altronde era lo stesso Falcone a dire che la paura, che non si può non avere paura, soprattutto in certe condizioni. Però il problema non è la paura, il problema è cercare di fare solo e unicamente il nostro lavoro, dove un capomafia, un presunto reggente della cosca vittoriese della provincia di Ragusa in Sicilia mi minaccia di morte perfino pubblicamente perché pensa che colpendo me può educarne 100. Non si vive bene, però bisogna capire anche che la paura è uno strumento importante per poterla superare. La scorta sempre con noi, sì, ormai fanno parte, eravamo in 5 prima e ora siamo in 9. Io non ho paura, nel senso che ho dei fastidi periodicamente, ma non è un sentimento che, diciamo, mi perseguita. Terra dei Fuochi, la Camorra e altre mafie, questo è. Non ha paura a scrivere certe cose? Ogni tanto sì. E allora perché lo fa? Allora quello che un giornalista dovrebbe fare è questo: informare.